Al Dei Marsi comincia il campionato di Avezzano e Jesina, due tifoserie calde al confronto nel giorno dell'esordio. Giampaolo si affida al 3-5-2, Fanti tra i pali, il neo arrivato sbardella nei tre di difesa accanto a Menna e Tariuk. Scutti ed Eramo larghi a centrocampo, D'Ambrosio e Bianciardi interni, Cerone a dirigere la regia, pesa sulle scelte l'indisponibilità dal primo minuto di Dos Santos. Gianangeli schiera un 4-4-2 con Cameruccio e Parasecoli esterni alti a guadagnare metri in fase di possesso, Pierandrei e Trudo a formare il binomio d'attacco. Si parte puntuali e bisogna attendere un quarto d'ora per la prima conclusione nello specchio. Calcio d'angolo Avezzano, D'Eramo a calciare, palla sul primo palo. Guerra prova la deviazione di prima intenzione, palla facile per Tavoni. Biancoverdi meglio sul piano del gioco, a differenza di quanto visto in Coppa col Francavilla. La squadra pressa alto e tiene sul baricentro. Paura al 23esimo su un traversone insidioso dalla sinistra. Sbardella interviene per liberare l'area e per poco non devia in rete alle spalle di Fanti. Giocata da Plausi al 27esimo, la manovra si sviluppa sulla destra. Servizio a tagliare per Guerra che finta l'intervento e spalanca la porta a Branicki, che però è finito in fuorigioco. Minuto 37, Guerra lancia D'Eramo in campo aperto, l'esterno arriva sul fondo ma la squadra tarda a salire. Si fa vedere D'Ambrosio che spizza centralmente ma non ci sono compagni a raccogliere l'idea. Al 41esimo la prima occasione per la Jesina, calcio di punizione dal vertice Mancino. Palla spiovere sul secondo palo, incornata schiacciata, impensierire Fanti. Sfera di poco al di là del legno. Termina qua il primo tempo 0-0 parziale, squadre a rifiatare per 15 minuti. Si riparte con gli stessi 22 e già ai primi squilli di match si intuisce che il copione non è cambiato. Al settimo bel cambio gioco a servire D'Eramo, che guadagna campo e sceglie la botta rasoterra in porta. Para in due tempi Tavoni. Gianangeli prova a inserire forze fresche dalla panchina, fuori Pierandrei, dentro Margherita. Al 17esimo Sbardella prova la botta dalla distanza, Tavoni c'è ma non trattiene, Branicki recupera la sfera, si gira e mette al centro, dove però a raccogliere ci sono solo i difensori biancorossi. Sfuma così l'ennesima occasione dell'Avezzano e allora Giampaolo butta in campo il pezzo grosso. Dos Santos esordisce al minuto 22 della ripresa, fuori Nicola Guerra, prestazione dinamica e vogliosa la sua, fuori per logiche d'età anche il portiere Chicco Fanti, dentro il classe 98 Lombardi. 28esimo, brividi per la Jesina, D'Eramo riceve sulla destra, taglia al centro, palla al piede, entra in area invece di guardare i compagni, tenta la conclusione a rete, Tavoni ancora una volta dice di no. Altri cambi per la Jesina, in campo Giovannini per Parasecoli e Sassaroli per Trudo. Al 36esimo Giampaolo ridisegna la squadra, Pelle Chia lascia la panchina per dare peso e giocate al reparto d'attacco, fuori Tariuk e difesa a 4 con D'Eramo e Scutti a scalare sugli esterni bassi. L'ultima vera occasione del match è questo corner in pieno recupero, Dos Santos arriva a staccare ma la palla termina alta sopra la traversa. C'è tempo anche per l'esordio di Sisai, per lui appena 2 minuti di partita, poi solo il triplice fischio del direttore di gara. Sarà pur vero che chi ben comincia è a metà dell'opera, un pari alla prima ci può stare, specie se la prestazione dà ragione alla squadra. Chissà però se il presidente Paris sarà così dolce nell'analisi del dopogara. Mister, una prestazione assolutamente positiva, avete sempre fatto la partita nell'arco dei 90 minuti, è mancato soltanto il gol. Sì, praticamente sì, affrontavamo una squadra secondo me pronta meglio di noi fisicamente, perché hanno iniziato il ritiro da un mese prima di noi. La partita è stata fatta per quello che potevamo fare, abbiamo fatto una grande partita, ci è mancato solo il gol, dove potevamo sfruttare meglio qualche occasione, però i ragazzi hanno dato tutto, per cui sono contento della prestazione. La sensazione è che manchino le vere armi letali di questa squadra, i Branicki, i Dos Santos, che forse ancora non sono al top. Esatto, Branicki ancora non è al 100%, anche se è un giocatore importante. Dos Santos si è allenato da giovedì in squadra con noi, per cui anche fisicamente abbiamo bisogno di un